Eccoci qui, 8 luglio, Ministero dell'Istruzione, è in corso una protesta indetta e portata avanti dalla dirigenti scuola. Abbiamo Attilio Fratta, il presidente nazionale, parliamo di un sindacato che rappresenta oltre 1000 dirigenti in Italia, il sindacato pugliese di Foggia. Perché questa protesta, dottor Fratta? Prima di tutto non siamo sindacato di Foggia, siamo alla sede a Foggia, ma nazionale, ci sono nazionale, tutte le regioni. Certo. I motivi della protesta io li riassumo in due parole: pacta servanda sunt. Il ministro ha preso degli impegni, li abbiamo anche sottoscritti in un verbale, questi impegni, e allo stato attuale non è stato neanche uno onorato. Quali sono questi impegni? Gli impegni sono quelli della scuola in generale, che poi sono della dirigenza, perché la scuola sappiamo bene la dirigono i dirigenti. Cominciamo dai problemi di sicurezza, problemi della responsabilità dei dirigenti. I dirigenti scolastici hanno il triplo delle responsabilità di tutti gli altri dirigenti dello Stato, però guarda caso percepiscono metà del loro stipendio. Poi abbiamo il problema grave, che è gravissimo, abbiamo qualcosa come, ecco, 1200, io li chiamo esiliati, dirigenti che per, secondo me, errori oppure strategie, perché non so fino a quel punto si possono definire errori, nonostante i ruoli dei dirigenti scolastici siano ruoli regionali, sono stati costretti ad andarsene in tutte le regioni d'Italia. E quindi abbiamo gente della Sicilia che sta in Lombardia, magari qualcuno della Lombardia che sta in Sicilia. Fatta, c'è un problema anche stipendiale. No, c'è anche. Quello una volta era il primo dei problemi. Adesso, siccome ecco, ci sono queste emergenze, abbiamo detto che diventa anche il secondo, ma è chiaro che il primo è quello. Il dirigente di seconda fascia dello Stato percepisce il doppio di quanto percepisce un dirigente scolastico. Se questo è normale, qualcuno ce lo deve pure spiegare. Certo. A livello contrattuale l'area si chiama istruzione e ricerca, che comprende l'università, chiaro, la scuola ovviamente, e tutti gli istituti di ricerca. La differenza, stesso contratto, stessa area, il loro stipendio è il doppio di quello dei dirigenti scolastici. Fratta, se non il ministero non dà risposte, anche il ministero dell'economia, il governo, cosa avete intenzione di fare? Quello che abbiamo annunciato oggi è soltanto, io lo chiamo l'aperitivo. Volevano che scendessimo in piazza, eccoci qua, soltanto con i responsabili dell'associazione di tutte le regioni. A dicembre faremo un sit-in ad oltranza e ricorreremo anche alla disobbedienza civile per tutti quegli adempimenti inutili, che è un altro problema gravissimo. Noi le chiamiamo le molestie burocratiche, quelle cose inutili che non servono a nessuno, se non a giustificare che cosa devono fare altre persone che non hanno niente da fare, evidentemente.